Non sarà facile recuperare questa situazione, non illudiamo nessuno, però io chiedo che il nostro governo alzi la voce. Non è solo un tema di ricorso tecnico da avvocati, è anche un tema politico. L'EMA non è un'istituzione di burocrati, è un'istituzione che autorizza nuove medicine in commercio o al contrario fa togliere dal commercio medicine pericolose. Per cui stiamo parlando della salute degli europei. Ieri ho parlato con i colleghi di EMA, il direttore generale di EMA è italiano e proprio perché è italiano è molto prudente nel fare cose che rischiano di sembrare a favore dell'Italia. Quindi si è fatta una dichiarazione del genere, e cioè con precisione ha detto che la sede transitoria in sostanza può contenere solamente metà degli spazi degli impiegati che devono essere trasferiti. È una cosa assolutamente grave. Oggi dovrebbe partire il ricorso. Non so con esattezza quali sono i tempi, ma chiaramente molto, molto brevi, perché anche loro sanno che se noi dovessimo riattivare il ripristino del pirellone bisogna decidere in fretta. Quindi a occhio, credo che sia una questione di un mese, due massimo.